Bentornati su canale di Bagherison e Chiosco dell'Elica. Oggi vi parliamo di un prodotto Rucca davvero interessante. Siamo sempre e comunque abituati ad associare il nome Rucca a un prodotto laminato in Gore-Tex Pro. Oggi vi parliamo di un prodotto leggermente differente, una roba un po' rivoluzionaria, chiamiamola così. Avete già visto, e se non avete fatto andate subito a vederlo, lo trovate qui, il video dove vi presentiamo la offlane, il nostro kit adventuring in Gore-Tex normale, ossia dove la membrana è interna alla giacca. E vi ho presentato lo stretch drive, ossia un kit laminato antipioggia, un semplice giacca e pantalone antipioggia, semplice per modo di dire, che trasforma un kit in cordura o Gore-Tex in un prodotto laminato. Bene, la Rimor segue più o meno la stessa filosofia, ma la grossa differenza che c'è con la stretch dry è che questo è un prodotto che può diventare uno stand alone, ossia utilizzato da solo, che a differenza dello stretch drive permette di poter andare a ospitare le protezioni. Andiamo a vedere intanto come si compone la giacca. Due sistemi di reazione nella parte frontale, un sistema di reazione che corre lungo braccio e avambraccio, ed è la prima volta in un prodotto laminato di Rucca che troviamo questa soluzione. Due sistemi di areazione, uno sul fianco destro e uno sul fianco sinistro, e il solito sistema che funge da estrattore nella parte posteriore. Per quanto riguarda invece le tasche, troviamo due pratici tasconi nella parte anteriore, un sistema di tasca trasparente molto comodo per riporre i documenti o comunque quello che ci serve al volo. Poi troviamo due tasche interne, una e una due, e troviamo il pratico tascone nel posteriore, molto capiente e molto comodo. Parliamo di materiali. Il materiale con cui è fatto è un bilaminato Gore-Tex, quindi non Gore-Tex Pro, con rinforzi in D500 nella parte delle spalle e dei gomiti. All'interno invece noterete non c'è imbottitura. La Rimor abbiamo detto che è un kit guscio, infatti quando andate a ordinare il modello dovete considerare che le taglie sono una volta e mezza più grandi, per cui io che porto una 50 ho ordinato una 48 proprio per sopperire al fatto che nasce come guscio. Ma la grossa differenza rispetto allo stretch drive di prima è che può essere dotata di protezioni. Capite bene che questo tipo di kit può essere cucito sulle proprie esigenze, quindi sulla propria persona, perché possiamo ordinare la giacca, costo 599 euro, e il pantalone a 499 euro, e poi andarla a comporre come vogliamo. Per quanto riguarda l'interno, stesso procedimento, non nasce con un'imbottitura, per cui possiamo utilizzare, ad esempio se abbiamo una Reeler, il 100 grammi per la giacca e per il pantalone, possiamo utilizzare un interno di qualsiasi altro prodotto che già abbiamo. Adesso andiamo a vedere il pantalone. Andiamo ora invece a presentarvi il pantalone, sempre un bilaminato con rinforzi in cordura per quanto riguarda la zona del ginocchio e la parte posteriore, dove troviamo anche dei rinforzi in pelle nei punti di maggior contatto, in maniera tale che abbiamo un maggior comfort e un consumo minore. Stessa cosa all'interno della gamba. Come sistemi di reazione troviamo un sistema anteriore in tutte e due le gambe e chiaramente il sistema per estrarre l'aria, un modo di destarlo, e vi devo dire che funziona molto bene. Avverte il sistema di ventilazione, quindi il passaggio dell'aria, molto molto interessante. Abbiamo due tasche nella parte anteriore che sono water resistant, quindi sono waterproof al 100%. Vi ricordo che Rucca vi comunica quando le tasche sono impermeabili al 100%. Due tasconi nella parte laterale che non sono garantiti per essere resistenti all'acqua. Parliamo di colori. Il pantalone in tutte e tre le versioni della giacca lo trovate comunque e sempre nero. Non c'è possibilità di acquistarlo in altro colore, quindi questo è l'unico colore con cui viene fatto. Anche qua è sprovvisto di protezioni, ha la cerniera per poter essere montato chiaramente alla giacca. Le protezioni sono su ginocchio e sulle anche e sullo stinco, perché è tutta una protezione unica. Trovate la tasca per poterla inserire. Molto comodo il sistema di per indossarlo, è molto comodo, e poi poter andarla a regolare. Troviamo la regolazione sia per quanto riguarda questa zona che per quanto riguarda la zona dello stivale, molto molto valido e completo. Trovate come regolazioni anche la parte qua anteriore, dove c'è una doppia fibbia che vi permette di avere una regolazione ottimale per quanto riguarda il pantalone,
e nei 499 euro vi ricordo che le protezioni non sono comprese, proprio perché questo tipo di kit viene pensato per essere un guscio e questa cosa presuppone che all'interno del pantalone ci sia già un pantalone con le protezioni. Vi ricordo di ordinarlo una misura più piccola, quindi se portate una 50-48, se una 48 una 46 e via dicendo, proprio perché calza leggermente più grande. Facciamo il punto della situazione e vediamo un po' questo kit, i punti di forza, perché acquistarlo e perché no. È un prodotto versatile che ci consente di avere in un unico kit un bilaminato comodo come una cordura, adatto all'adventuring e che può essere confezionato, o meglio può essere configurato come meglio si crede. Punti di forza, sicuramente tutta la tecnologia Rucca portata su questo tipo di prodotto. L'unico punto un po' a sfavore è il fatto che il pantalone sia sempre nero e non si può abbinare i tre colori della giacca. Un colore è questo che vedete qui, poi c'è il grigio, colorazione gialla, e poi c'è la colorazione off-lane, quella che abbiamo noi sul nostro kit, appunto off-lane, grigia e blu, molto molto bella, adatta per esempio a chi ha un HP o la nuova colorazione Rally. A chi lo sconsiglio? A chi cerca un prodotto laminato pensando di acquistare Rimor. Rimor è un prodotto più specifico, adatto all'adventuring, forse meno al mototurismo, però sicuramente è un compagno d'avventure ideale per chi sfrutta la moto tutto l'anno e per chi cerca un prodotto che si può in qualche maniera trasformare in base alle proprie esigenze. Non è un prodotto, a mio avviso, andrebbe provato, lo faremo, destinato al mototurismo completo, bensì più a un essere versatile e essere sfruttato in diverse occasioni, proprio perché è molto molto comodo, proprio perché il bilaminato ci assicura una copertura in caso di acquazzone o di pioggia. Va detto che non è un Gore-Tex Pro, ma un Gore-Tex normale. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like al nostro canale, iscrivetevi, seguiteci sui nostri canali social e sul gruppo Chiosco dell'Elica. Ciao!